Alleluia, alleluia, alleluia. Buonasera, signori, signore. Buonasera. Ovunque siate. Buonasera ai nostri Buonasera. ospiti. Ci mancherebbe altro. Adesso tra un po' ve li presentiamo e poi loro perfezioneranno i dettagli che li riguardano. Allora, è domenica e stasera noi stiamo per affrontare un tema che, insomma, avete visto, ne abbiamo accennato nelle nostre promozioni presentazioni. È un tema che si compone di molti pezzi, Partita, tema molto controverso, diciamo, al vagliare delle interpretazioni che ovviamente derivano dalla posizione nella quale ci si trova nella gerarchia sociale, politica, economica e così via. Adesso poi ne parleremo più in dettaglio. Comunque il tema è le concessioni dello Stato, che sono di tanti tipi, no? Cioè, lo Stato possiede dei territori e però invece li dà in concessione. Allora, il tempo, la durata della concessione, poi ci sono le concessioni regionali, le concessioni comunali. Noi parleremo più in dettaglio stasera delle concessioni che mi hanno detto si chiamano demaniali marittime, poi qualcuno mi correggerà, che sono una quantità, fra l'altro, sterminata in Italia, perché avendo noi 7.500 km di coste, se voi chiudete gli occhi vedete tutti gli stabilimenti, quelli che vi danno la sdraia, la bevanda, i parcheggi sul mare, gli alberghetti, i chioschetti e così via, tutte quelle possiamo dire a grandi linee che lavorano grazie a delle concessioni, che significa che l'autorità locale che possiede quel territorio, per conto dello Stato, non è suo, perché poi vedremo che qualcuno crede di possederlo personalmente, no? Cioè, c'è qualche funzionario che si comporta come se fosse roba sua. Va bene. Cioè, non va bene per niente, proprio questo è uno degli aspetti che tratteremo stasera. Diciamo, quello lì è un grande affare comunque, perché si parla di 52.000 concessioni, di cui 28.000 di natura balneare. Poi mi dicono che ci sono 11.000 camping, alberghetti, non lo so, ma insomma voi potete ben immaginare che cosa succede da giugno a ottobre in questa nazione, no? Cioè, quelli devono ottimizzare quel periodo e allora ufficialmente si tira fuori da questo, diciamo, grande, lo chiamano business, non è un business, è una risorsa, diciamo, del territorio, ufficialmente 15 miliardi di euro l'anno. In realtà qualcuno dice sono molti di più, perché molto spesso i gestori si dimenticano di fare lo scontrino, ma non è questo il problema, non è certamente questo il problema. In questa grande scena, a un certo momento nel 2008, anzi nel 2006, gli europei hanno pensato di inserirsi a gamba tesa con una cosa che si chiama direttiva Bolkestein, che non regola solamente le concessioni demaniali marittime, ma che regola anche come si fanno le fiere, i mercati, il banchetto, ma tante cose. Però noi diciamo che c'è un dettaglio che regola anche questo. La direttiva è stata, non si capisce, io non lo so se è stata reperita. Comunque è stata reperita con molte eccezioni che concedono all'autorità locale di fare con discrezionalità, forse anche troppo alta o forse mai troppo alta, diciamo di fare delle scelte. Oh, bene, in questa grande scena gigantesca della quale parleremo, è successo un episodio che ha dell'eccezionale. È la storia di Marcello Di Finizio, che è con noi. Marcello Di Finizio è un imprenditore di Trieste che aveva una concessione, poi ce lo racconta bene lui, che questa concessione alla fine è stata interrotta, ce lo racconta bene lui. E lui però questa cosa non gli è andata bene, insomma, chi ha seguito questa vicenda lo sa, perché poi non è stato fatto tutto, diciamo, nei termini in cui si sarebbe dovuto fare, e Marcello si è pentito
per protesta, perché lui è uno, secondo me, uno degli eroi che difendono i propri diritti anche a costo purtroppo della propria vita, perché siamo arrivati a questo punto. Si è arrampicato più volte sulla cupola di San Pietro, ne avrete sentito parlare, e gli hanno detto: no, ma no, guardi, adesso non ci mancherebbe altro, ma ci dica, cioè, ma venga giù, adesso noi risolviamo tutto. E non hanno fatto nulla. Allora poi sta a casa sua a Trieste e attualmente vive da 9 mesi alla sommità di una gru che sta su una, come si dice, una struttura flottante, cioè ormeggiata, nel Golfo di Trieste. E qui c'è un altro aspetto ancora che ce lo spiegherà molto bene Roberto Giurastante, perché Trieste non è un territorio normale. Trieste gode e soffre di alcuni accordi internazionali fatti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Allora, abbiamo detto tre aspetti. La direttiva Bolkestein, che dovrebbe regolamentare, non sappiamo se è stata recepita o non recepita. La Regione Lazio, la Regione Sicilia, l'altro ieri ha detto: a noi non ci interessa, ne parliamo nel 2034. Ecco, per dire, una delle reazioni è quella. La Regione Sicilia ha detto: adesso questa storia la rimandiamo al 2034. Non so che cosa abbia detto la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune e così via. Direttiva Bolkestein, il caso di Marcello Di Finizio, che è il caso centrale, e poi la situazione di Trieste, che a corollario ci spiega di che si tratta. La parola a Marcello Di Finizio. Marcello, ti prego di presentarti ai nostri spettatori. Allora, io sono, come avete sentito, mi chiamo Marcello Di Finizio, ho fatto tutta la vita praticamente l'imprenditore da quando ero ragazzino e devo dire che con più che soddisfacenti risultati. Non ho mai avuto problemi di nessun tipo, né giudiziari né con i miei dipendenti. Avevo un'impresa sana, bella e produttiva che dava lavoro a me e altre 15 persone. E purtroppo, come Scusa, avete io devo precisare, si trattava di un ristorante, beccio bar, del tutto. ristorante con balneazione sul lungomare di Trieste, per la precisione a Barcola. Io ho, in virtù proprio della concessione che avevo, che godeva della legge Baldini che ci dava questo appunto questo diritto a un rinnovo automatico di 6 anni più 6. Che poteva piacere o non piacere, ma era il titolo che ci avevano dato e che doveva appunto garantire i nostri investimenti. Allora io ho proprio in virtù di questo titolo che doveva essere certo, che poi certo come abbiamo visto non si è rivelato, e ho fatto degli importanti investimenti. Poi ho rilevato un'azienda che era praticamente alla rovina e l'ho rimessa a posto, ho creato un vero e proprio gioiellino che funzionava benissimo in questa città, Scusa, in qualche modo. in che anno siamo? Nel 2000, nel 2000. Ed era un'azienda che, insomma, che andava avanti benissimo, proprio senza nessun problema. E in qualche modo contribuiva anche a dare lustro alla città, perché era comunque era un posto estremamente innovativo, affascinante e attraente, attraeva gente da tutte le parti. Poi ci sono stati degli eventi eccezionali, tra cui un incendio e due mareggiate. Cose che sono state peraltro superate tranquillamente da me, almeno l'incendio e la prima mareggiata sono state tranquillamente superate, insomma, perché avevo sia la forza economica che la credibilità presso le banche, per cui io potevo accedere a mutui, linee di credito, fiduzione tranquillamente. In Proprio che anno c'è l'incendio? nel 2008 c'è stato questo incendio ad opera di fondamentalmente di uno squilibrato mentale che, apro una parentesi e la chiudo subito, che è stato acciuffato, condannato in via definitiva
in terzo grado di giudizio è a tuttora latitante. Insomma, abbiamo uno squilibrato che gira per il nostro paese e sembra che non sia possibile acciuffarlo e fargli pagare la pena. Il paradosso di tutto questo è per dire semplicemente il paradosso che i delinquenti sono a piede libero, no? Liberi di circolare, massacrare le nostre vite e le brave persone sono qua messe alla gogna dalle istituzioni, no? Le istituzioni lasciano liberi i delinquenti e mettono alla gogna le brave persone. Per questo è l'aberrazione ormai a cui siamo scesi in questa nostra bella società. Però, cioè, lo dico così, però questo è veramente grave perché qui questa cosa la dice veramente lunga. Come la dice lunga questo sindaco di Trieste? Aspetta un attimo, Marcello, perché io capisco che sei pieno, però qua dobbiamo andare con un certo ordine. Sì. Hanno un incendio, poi ci sono due mareggiate. A questo punto che succede? Che la tua concessione scade. A questo punto, quando arriva la seconda mareggiata, io vado sempre, come al solito, dalla mia banca, a chiedere i soldini per poter rimettere in piedi la mia impresa ed è la prima volta che mi sento dire un no. Perché era subentrata questa famigerata direttiva Bolkestein per cui metteva in discussione le nostre concessioni, anzi proprio le stracciava completamente, per cui noi non avevamo più un titolo certo su cui po poter fare affidamento e tornare a fare degli investimenti. Allora io faccio un insert a grandi linee, poi se qualcuno vuole avrà maggiori dettagli. La direttiva Bolkestein che cosa dice? Voi italiani, come tutti i portoghesi, fino adesso vi siete dati delle concessioni per conto vostro senza fare le gare organizzate secondo i criteri dei bandi europei. D'ora in poi, se volete dare concessioni, bisognerà utilizzare questi criteri. È vero? Non è vero? Insomma, pure lì. Lasciamo perdere. Comunque a Marcello gli viene detto che la sua concessione non vale più, è scaduta e che c'è questa direttiva e poi vediamo chi glielo dice. Però io colgo questa occasione perché sennò perdiamo un pezzo. Chi lo sta vedendo da casa vede delle luci di sfondo, dice: però vedi che bella terrazza, vedi dove abita, come abita bene. No, Marcello non è che abita bene, Marcello è alla sommità della gru di cui accennavamo prima, ecco perché c'ha questo panorama. E in questo momento è stato graziato dal vento, ma nei mesi scorsi la bora gli ha spellato la faccia a 120 km/h, voglio dire, se sarà pure ancorato, perché a che altezza vivi te della gru? Ma è mediamente a 30-35 metri d'altezza. Ragazzi, 30-35 metri d'altezza è un grattacielo, non è una cosa, però lui non c'ha niente, non è che c'ha il penthouse, l'attico, sta lì per No, protestare. devo dire che in questo momento fa anche parecchio freddo, eh. Questo ve lo confesso. E ci sta da 9 mesi, però adesso ci arriviamo a quella cosa là. Allora, gli ritirano la concessione. Lui che cosa fa? Che cosa fai te a questo? Vai a parlare con Con il sindaco, con il direttore generale del comune di Trieste, il dottor Terranova, cercando di capire che cosa stava succedendo, come che di colpo io mi trovavo senza una concessione, senza più un titolo, ma cioè, mi sembrava una cosa un po' esagerata, sembrava di vivere un po' in un paese del terzo mondo dove ci sono questi governi instabili, dove a un certo punto si possono cambiare le regole in corsa e cambiare le regole. E sembrava incredibile che si potessero applicare delle leggi barra direttive retroattive, no? Cioè, e quindi noi, piccoli concessionari, che cosa potevamo fare? Cioè, ma veramente a un certo punto noi non, cioè, non avevamo più in mano niente? Cioè, e tutti gli investimenti già fatti, chi ce li risarciva? Ma mi sono risentito dire praticamente che loro non ci potevano fare niente perché c'era questa direttiva e sembrava un diktat perentorio per cui nessuno poteva, non poteva fare nulla, mentre poi si scoprirà che in realtà la direttiva Bolkestein non è stata altro che il dito dove si sono nascosti tutti quanti, dai politici nazionali a quelli locali, che poi tra l'altro nella mia vicenda, poi ci tengo a spiegare molto bene
questa, puntualizzare questa cosa, io c'entro poco con la direttiva Bolkestein, no? Esatto, E poi io scusami se ti interrompo, ma insomma tu sei, diciamo, il leitmotiv, quello che andrà avanti sempre, però dobbiamo essere sostenuti dalle altre presenze. Roberto Giurastante, al quale prego di aprire il microfono, ci ha detto prima, Roberto Giurastante, al quale prego di aprire il microfono, io sapevo che... Chi glielo apre? Regia, glielo apri te o se lo apre da solo? Almeno a me è aperto. Allora, Roberto ci ha detto delle cose che io non sapevo sinceramente e che credo che, non so, a parte qualche triestino, non ne sa nessuno. Perché la direttiva Bolkestein con lui non c'entrerebbe nulla? Qual è la situazione di Trieste? Beh, non c'entra nulla perché appunto è legge dell'Unione Europea. La legge dell'Unione Europea non può trovare applicazione a Trieste, in quanto il Trieste è riconosciuta come Stato indipendente in seguito al Trattato di Pace del 10 febbraio del 1947. Il Trattato di Pace, precisiamo, che è tuttora in vigore ed è inserito nello stesso ordinamento dello Stato italiano, della Repubblica italiana, ed è precostituzionale, cioè è prevalente anche sulla stessa Costituzione, consideriamo italiana, consideriamo che il territorio libero di Trieste nasce appunto il 10 febbraio del 47, viene riconosciuto la validità del trattato di pace e quindi l'esistenza del territorio libero dallo Stato italiano il 15 settembre del 1947, ancora prima che venisse costituita la Repubblica Italiana, cioè il 1 gennaio del 1948. Il porto franco internazionale di Trieste, poi appunto è il porto. Specifichiamo tra l'altro che Marcello sta sopravvivendo, come accennavo, su un galleggiante, come si chiamano? Che è un pontone che è ancorato a terra, ma galleggia, sta nel Golfo di Trieste. Sta nel porto franco internazionale di Trieste. Esatto, così come stava nel porto franco anche la location della sua concessione, o no? Come la sua concessione si trovava nel demanio di stato del territorio libero di Trieste, ma non nel porto franco internazionale di Trieste. Ho capito, ecco perché, quindi, ecco. Allora. Ma la questione comunque procede parallelamente, perché il demanio di stato qui a Trieste è del territorio libero, non della Repubblica Italiana. Il territorio libero. C'è un abuso da parte delle autorità italiane, cioè tu mi hai detto praticamente prima, le autorità italiane, le competenze sarebbero degli stati, dei governi inglese e americano, cioè i italo-americani ritirandosi hanno mantenuto delle competenze. Sono il governo degli Stati Uniti e del Regno Unito, sono gli amministratori primari del territorio libero di Trieste, hanno amministrato il territorio libero di Trieste e il suo porto franco dal 47 al 54, hanno ceduto poi la subamministrazione civile provvisoria al governo italiano, che l'ha mantenuta fino ad oggi ininterrottamente. Quindi siamo in regime di subamministrazione civile provvisoria. E quindi farete non sovranità. I concorsi per vice aggiunto in prova, quelle cose ridicole. Vabbè, è una cosa. Idealmente, se Trump dice che la concessione bisogna dargliela, gliela devono dare. Sono gli amministratori, primari degli Stati Uniti. È da considerare, scusate, che proprio per questo il caso di Marcello può essere considerato anche emblematico da questo punto di vista, perché lui viene colpito da una legge comunitaria, da una direttiva comunitaria che non può trovare applicazione nel territorio di Trieste, perché Trieste è anche un territorio extra UE, extra Unione Europea. Il territorio libero di Trieste non ha mai aderito all'Unione Europea. Le leggi dell'Unione Europea possono essere utilizzate solamente con estensione delle stesse nel territorio di Trieste, nello Stato,
e dal governo italiano, ma in questo caso non ci siamo, non è mai stato fatto. Roberto, questo. Benissimo, a me è chiaro, spero che sia chiaro anche agli ascoltatori, ci troviamo in un caso veramente interessante, un po' estremo. Qua abbiamo tre avvocati, glielo devo chiedere. Comincio con l'avvocato Ettore Nesi, va bene? Caro avvocato Nesi, apriamogli il microfono per cortesia. Sì, buonasera a tutti. Quale sarebbe a questo punto? C'è un tribunale competente? Perché qua mi sembra che le autorità si siano sostituite a quelli che ne avevano la vera facoltà. Che cosa è successo? Allora, sulla questione specifica del rapporto tra norme internazionali e nazionali, più preparato il dottor Guarastante. Penso che se ci fosse un profilo, cioè se è così, è chiaramente così, bisognerebbe dire il giudice nazionale e poi in quel caso far valere un conflitto, chiamiamolo di giurisdizione, anche se è assolutamente una volgarizzazione colossale, però una domanda d'accertamento al giudice civile o a quello amministrativo, quale giudice munito di giurisdizione esclusiva, potrebbe essere fatta per accertare la fonte applicabile. Vabbè, grazie. Adesso invece l'avvocatessa Carmen Rita, che cosa ci dice a riguardo? La gioia. Eccomi qua, buonasera, buonasera a tutti, a tutti gli ospiti e un caro saluto a Marcello. Io vorrei precisare innanzitutto qualcosa sulla direttiva Bolkestein. E quindi dire che intorno alla direttiva Bolkestein vi sono tantissimi equivoci. La direttiva Bolkestein ha un ambito di operatività preciso e lo si deduce sia dai considerando sia dagli articoli di cui consta. Se vogliamo valorizzare il considerando 62 e l'articolo 12, dobbiamo innanzitutto escludere che la direttiva Bolkestein bocci tutte le proroghe, boccia le proroghe generalizzate, le proroghe indiscriminate, ma non boccia proroghe che magari mirate da valutarsi caso per caso. Ma Marcello Finizio, era una proroga bocciabile o non bocciabile? Non era bocciabile. E qui vengo infatti al caso di Marcello De Finizio. Allora abbiamo detto, l'ha detto benissimo lui ha subito l'incendio, ha subito la mareggiata, una prima mareggiata, una seconda mareggiata, ha ricostruito. E nella seconda mareggiata del dicembre 2010, a seguito di questa mareggiata, il Comune adotta due provvedimenti. E qui vengo a tutti gli errori, a tutte le irregolarità che hanno caratterizzato, ed è inutile nasconderlo, la vicenda di Marcello. Il Comune adotta due provvedimenti. Da un lato propone alla Regione, e la Regione accoglie questa proposta, di riclassificare l'area di Marcello da area infrastrutturata ad area da infrastrutturare. In questo modo perché lo fa? Perché è consapevole di dover consentire per quella zona una concessione per una durata superiore a 6 anni, perché il Comune sa bene che dal momento che vi sono stati questi eventi di eccezionale gravità a seguito dei quali tutto è andato distrutto, per ricostruire quella zona ci vuole un periodo superiore a 6 anni, e effettivamente poi assegnerà l'area a soggetto diverso da Marcello. Per a seguito di gara è stata assegnata a un soggetto diverso per una durata di 16 anni. A seguito di gara, ma non europea. A seguito, mi avete detto, a seguito di una gara. Di una gara, insomma, sì, su questo Marcello ci può spiegare meglio e chiarire meglio come questa gara si è svolta. A parte Marcello, che c'aveva una concessione in un'area strutturata, si trova a un certo momento che fuoco, mareggiate, l'area è di quelle che è ristrutturabile, deve essere ristrutturata. Invece, deve essere ristrutturata. E cosa fa il Comune in ciò? Che fa il Comune? Arriva addirittura a quintuplicargli il canone. Quindi il canone, invece di considerarlo da ristrutturare, che prevedeva. Benissimo. No, le dico più. Il canone passa
passa da 1.075 euro a oltre 5.000 euro. Quindi cosa accade? Quindi quando diciamo Marcello, il locale di Marcello nel suo massimo splendore paga 1.000 euro, 1.075 euro, quando l'attività di Marcello non vi è, i locali sono andati distrutti, ne paga oltre 5.000. Non ne paga, gli viene proposto di pagarne. Mi viene richiesto di pagarne, sì, mi scusi, oltre 5.000. Allora, a questo punto, diciamo, c'è il comune fa in spregio della normativa, perché se noi guardiamo, e ce li ho qui davanti, l'articolo 1,251 della finanziaria 2007, la legge 296 del 2006, in caso... Noi la guardiamo tutti i giorni, avvocato, noi sì. Salziamo e guardiamo qua cosa... In casi di eccezionale gravità e di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore... di beni oggetto della concessione deve essere riconosciuta una riduzione del canone del 50%, e così anche l'articolo 45 del codice della navigazione. Ma le dico di più, queste norme erano state recepite nel caso di Marcello dall'articolo 7 del disciplinare, che prevedeva una sorta di automatismo nella riduzione del canone al 50% nel caso in cui... Ho capito, adesso capisco. Cioè, ma non metto in dubbio che sia così, ma stante se è così, come mai Marcello sono 9 mesi che sta in una gru e invece di aver vinto ha perso? Però adesso io ripasso la parola a Marcello, perché qua c'è un aspetto, c'è uno che viene nominato ma non si sa bene chi è. Questi signori del comune, uno si chiama, ce l'hai detto, l'altro non so, il sindaco. A parte il che sindaco. Sto sindaco, da quanti anni è che sta lì e per quanti anni ci starà? Perché non è che sto sindaco sarà lì in eterno, ma comunque ce lo dici dopo. Ma perché non ti vuole così male sto sindaco? Che è successo? Ma secondo me qua è un concorso di cose messe insieme che io reputo di definire tra un misto tra furberie, incompetenze, leggerezze, e si sono si è mescolato tutto un complesso di cose che ha creato questo impasse dove questo sindaco non sa neanche più come uscirne fuori. Ma non mi sembra, però, perché lui sta a casa sua e la mattina va in municipio e tu stai... La realtà è che lui è convinto che poiché sta al confine d'Italia, in questo angolo di territorio, dove lui bene o male controlla tutti i media locali, è convinto di poter fare tutto quello che gli piace e pare. Poi anche un po' il delirio di onnipotenza. No? Non lo conosco e neanche lo voglio conoscere, ma è possibile che non c'è un magistrato che lo richiama? Me lo sto chiedendo anch'io. Comunque c'è un aspetto che non trascurabile di questo sindaco, dell'arroganza, della prepotenza di questo uomo che si rivela in tutta la sua proprio miseria umana, culturale. Stiamo parlando di un uomo che non si fa nessun scrupolo di salutare i suoi concittadini col saluto romano, che non si fa nessuno scrupolo di avere delle gestualità estremamente volgari davanti ai bambini, si mostra col dito medio. Insomma, stiamo parlando di una persona di questo spessore umano e culturale, per cui va da sé che da qui scende tutto il resto, no? Ovviamente. E non c'è da stupirsi se poi c'è una persona 9 mesi sulla gru, e lui pensa di poter silenziare questa cosa, no? L'importante è che non si sappia a Trieste, perché il resto d'Italia purtroppo lo sa. Ci sono milioni, ormai è inutile dirlo, ci sono milioni di persone che parlano e ne sanno di questa cosa, ma lui è convinto che a Trieste, visto che se ne parla poco perché i giornali locali, i media locali non ne parlano, e quindi lui si sente al sicuro nel suo fortino, no? E questo è l'aspetto del sindaco.
Poi volevo tornare all'aspetto invece che è altrettanto terrificante qua. Ci sono tanti piccoli aspetti che sono veramente terrificanti, come per esempio questo bando di gara che sarebbe dovuto essere internazionale, ma a un certo punto c'è un vincitore, una figura che si vince, questo Samuele Rossi della GDM SAS, una persona che si fa fatica a immaginare di gestire un'impresa grande e importante come la Voce della Luna, no? Scusa, perché qua c'è un salto. Tu vai dal sindaco, il sindaco ti dice la concessione non ce l'hai più, poi parleremo del fatto che il sindaco ha fatto diverse offerte. Nel frattempo, in che anno si va a gara? Quando è che c'è una gara? 2015. Nel 2015 va e vince una SAS. Sì. La società per raccomandi da semplice. Sì. E infatti qua già, le voci di corridoio dicono tutte, cioè le voci che circolavano nella città dicono tutti che non è lui il vero vincitore, ma che c'è nell'ombra, gravita un altro personaggio. E in effetti poco dopo questo Samuele Rossi sparisce completamente dalla scena e appare come per magia questo Paolo Fontanot del Pane Quotidiano, con dietro alle spalle niente po' di meno che la Pacorini Group, che è questa potentissima multinazionale. E allora qui chiaramente si svela completamente il gioco, no? Ma insomma, voglio dire, la Voce della Luna in realtà non, sembra che sia proprio il copione di un film che era già scritto per le concessioni dei Magnali, no? Spostare la ricchezza dalle mani dei più piccoli per metterla nelle mani di più grossi. E in effetti quello era la paura che avevamo sempre tutti fin dall'inizio, che avevamo capito che la Bolkestein, dietro la direttiva Bolkestein, si nascondeva questo pericolo. Ed era un pericolo reale, perché si è concretizzato e materializzato proprio, cioè, alla perfezione con la Voce della Luna. Sì, il caso della Voce della Luna è emblematico proprio e conferma questa ipotesi, che non è solo un'ipotesi, ci mancherebbe altro. L'ipotesi è che nel momento in cui i piccoli imprenditori del passato, gli finisce la concessione, si va a banda, a gara pubblica europea, chi vinca siano le grandi aziende. Però io qui apro e qua chiudo. La tua situazione non è uguale alla situazione di tante altre coste italiane, dove purtroppo gigantesco, non ci sono grandi multinazionali, ma ci sono antiche famiglie che sono instaurate, che perpetuano delle concessioni in un modo, secondo quelli del territorio, discutibile, per cui stranamente, questo va detto, alcuni, forse senza rendersene conto, sognano l'applicazione della Bolkestein per rimuovere quelle famiglie radicate in modo... Ma non sarà così, perché non sarà così. Quello che sarà, lo sa, io non ho la palla di vetro, tu non lo so se c'hai la palla di vetro, non sarà così. È abbastanza prevedibile. È prevedibile che ci saranno, perché quelli più ricchi e più potenti si mangeranno i più piccolini, saranno proprio quelle famiglie, sarà utilizzata proprio per avvantaggiare quelle famiglie potenti, che si sbraneranno anche più piccoli. Io personalmente sono d'accordo con te, però torno a dire, dal punto di vista della cronaca, su litorali anche molto vicini qui nel Lazio ci sono state addirittura delle manifestazioni, poi chi le organizzate e perché le organizzate non lo so, che dicono no, ma noi non vediamo l'ora che ci siano le aste. E scusate, ma io devo ancora sentire due ospiti che non si sono manifestati. Prima di tutto la signora Emanuela Valente, che è una giornalista e che, dopo che ci siamo detti queste cose, ci dirà la sua visione, il suo commento. Prego, Emanuela Valente, tu sei una giornalista e lavori per? Radio Cusano Campus, noi trasmettiamo in FM in tutta Italia. E hai intervistato,
Lo seguo il caso di Marcello ormai da quando è salito sulla gru, quindi 9 mesi fa. Avevo letto del suo caso, io mi occupo in trasmissione di storie, di attualità, di lavoratori, della crisi del lavoro e delle aziende, quindi l'ho chiamato immediatamente lui e seguo quindi il suo caso da 9 mesi e lo seguo soprattutto dal punto di vista umano, perché dopo le sue proteste a Roma, sul cupolone, eccetera, eccetera, gli siano state fatte innumerevoli promesse, tant'è che poi lui è tornato nella sua città, a Trieste, nella speranza che quelle promesse potessero diventare realtà e che quindi potesse avere una seconda possibilità, una possibilità che secondo me a Marcello spetta, gli deve una seconda possibilità, gli devono una seconda possibilità. E quindi aspetta lì, aspetta, aspetta, aspetta e queste promesse non si concretizzano. A un certo punto sale sulla gru Ursus, sta a 70 metri di altezza, passa l'estate, quel caldo che ci ricordiamo dell'estate scorsa, passa Natale perché lui ha trascorso il Natale, le festività sulla gru Ursus senza che nessuno gli abbia detto Marcello scendi, io lo sto seguendo dal punto di vista umano perché Glauco è sorprendente che in 9 mesi nessun rappresentante delle istituzioni, che sia del governo, dell'opposizione, istituzioni locali, qualsiasi rappresentante delle istituzioni sia salito su e si sia fatto 2 chiacchiere con Marcello, nessuno. È su quello che io batto, è su quello su cui io punto i riflettori. Perché non c'è stata una persona delle istituzioni, da qualsiasi parte, centrodestra, centrosinistra, dove vogliono loro che si sia fatto una chiacchierata con Marcello? Perché? No, era, scusa, ti devo interrompere. Non sono saliti, però mi ha detto Marcello che lui ha incontrato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Zuccaro. Sì, ma non no, ma questo è successo in un altro momento, certo. Sì. Tanto tempo fa. Prima. In questi nove mesi. Scusate. Sì. Poi ne parliamo del certo. Quindi tu giustamente dici, ma come mai in un'azione cosiddetta civile nessuno si danno possibilità a chiunque, Glauco, questo dico io, basta che uno faccia una protesta veramente stupida e lo vanno ad ascoltare. Perché Marcello, che fa una protesta così dura, poi non fa male a nessuno, veramente una protesta pacifica, nessuno gli abbia chiesto scendi un attimo, ci facciamo 2 chiacchiere per favore, mi spieghi quello che è successo, io ne faccio un caso umano. Perché? Hai ragione, sono perfettamente d'accordo. Poi questo perché cercheremo di rispondere, ma insomma, perché se qualcuno ha degli elementi concreti è meglio, se no faremo delle ipotesi. Grazie per il momento, Emanuela. Mario Di Primio, avvocato, che ne dici? Non so tu che posizione c'hai, perché lui certe volte è dissonante. Mario, apriamo il microfono a Mario. No, vai. Ci sono, ok. Diciamo che in realtà la situazione di Marcello non è l'unica. L'anno scorso è uscita una importante sentenza del TAR Abruzzo che ha per oggetto una situazione molto simile, se non addirittura identica, a quella di Marcello. Si tratta di una società di Giulianova, Carnevale SRL mi sembra, che aveva chiesto una proroga della concessione demaniale ed era stata impedita proprio perché nel frattempo era intervenuta la concessione Bolkestein, la direttiva Bolkestein. Ha fatto ricorso al TAR e ha vinto. E sapete su quale base? Proprio sulla base delle argomentazioni che stanno in sostanza alla radice della protesta di Marcello. E cioè, ma come? Ho fatto una serie di investimenti, mi sono svenato per rimettere a posto questo posto, farlo diventare un nuovo gioiellino, mi sono ripreso 3 volte, una volta da un incendio, una seconda volta da una mareggiata, ancora da una terza mareggiata, e mi trattate così. È stato introdotto, tra l'altro, nell'ordinamento italiano un principio fondamentale, il principio della buona fede, recepito anche questo, una volta tanto in maniera positiva per il nostro paese e per i nostri imprenditori, dall'ordinamento comunitario, il principio della buona fede dell'imprenditore. Se l'imprenditore ha fatto degli investimenti, non gli si può, prima della emanazione, del recepimento addirittura della direttiva Bolkestein, non è possibile applicarla. Questo è il TAR Abruzzo
sentenza 271 del 2018. Ora, il problema qui è un po' diverso, perché purtroppo, ovviamente qui non si può dare la colpa a nessuno, perché se una persona ha già subito tutta una serie di vicissitudini economiche, non giudiziarie ma diciamo amministrative, è anche difficile che abbia la possibilità e gli strumenti per ricorrere a un avvocato amministrativista. Ma la situazione è questa. Cioè, probabilmente il problema che adesso Marcello è un altro, è la revoca. È il fatto che è decaduto dalla concessione demaniale, a meno che naturalmente si possano individuare, ma è una cosa talmente complicata che richiederebbe interventi al TAR e poi probabilmente interverrebbe il Consiglio di Stato, eccetera, eccetera, che lo terrebbero ancora lì altri 20 anni. Per cui sinceramente non sono così sicuro che si possa uscire da questa situazione, purtroppo. Mi permetto di esprimere, come dire, una grande solidarietà a Marcello, ma mi ero confidato qualche giorno fa con Becciolini, io ho fatto parte molti anni fa di un movimento di sindacati imprenditoriali che diciamo erano molto vivaci e qualche volta erano molto borderline. Il sistema che loro avevano capito per indurre le autorità, dopo magari mi arrestano, in qualche maniera intervenire e cercare di dare una soluzione, non è quella purtroppo di isolarsi su una gru o di minacciare di buttarsi dalla Basilica di San Pietro, per quanto atteggiamenti di questo genere misurino un grande senso di disperazione di una persona, ma è semmai di cercare tramite rapporti con qualche giornale a livello nazionale, con una sponda politica che in questa Italia dove è uno scontro continuo tra Guelfi e Ghibellini non è nemmeno difficile trovare questo, in modo da portare veramente fastidio allo Stato. Quando lo Stato è infastidito interviene. Ovviamente bisogna essere abili e non violare le norme penali, ci siamo capiti. Ok? Questo è il consiglio che da ex movimentista, da legale, diciamo, dei movimentisti, posso dare. E un'ultima cosa, mi permetto ancora, e mi scuso magari sempre con Marcello. Allora, prendersela con sindaci, parlare di poteri forti, eccetera, senz'altro c'è questo, nessuno lo nega. Ma mi sembra anche nelle sue difese, nelle sue memorie, che probabilmente le ha scritte anche in momento di continua esasperazione, voglio dire, io ho provato a leggere, però sinceramente leggendo queste cose sono frutto di disperazione, si danno accuse da tutte le parti e probabilmente su 100 accuse almeno 70-80 saranno anche vere, ma ho l'impressione che perde forza la sua argomentazione, che deve essere, mi permetto ancora di dirlo Marcello, un'argomentazione tecnica, non dire questo è d'accordo con quello eccetera, quelle sono conseguenze che poi il cittadino italiano trae, e stia tranquillo che le trae queste argomentazioni il cittadino italiano, perché non è stupido. Quindi lei non è che deve spiegare queste cose, lei deve cercare di spiegare molto bene, e stasera l'ha fatto egregiamente con poche parole, anche con l'aiuto magari, no? Non è finita. No, non è finita, ma secondo me bisogna adottare altri sistemi, io adesso qua non è che voglio, per carità, però io mi ricordo che ho fatto intervenire situazioni di questo genere, io mi sono trovato di fronte a cooperative che non pagavano 150.000 euro a un imprenditore, è bastato un certo tipo di azione. Dopo 4 giorni che succedeva questa cosa gli hanno fatto il bonifico. Non volevano dire, fai l'opposizione, fai il decreto ingiuntivo, mi dicevano. Capisci? Capisci, Glauco? Il problema è che se vuoi avere delle risposte dallo Stato, devi sapere coglierlo, toccarlo nel punto giusto, senza violare le leggi, per carità di Dio, sempre. Va bene, Mario, grazie, ti ringrazio. Posso dire ancora una cosa sul territorio libero di Trieste, che è un argomento interessantissimo, me ne ero occupato una volta? Marco, ci sono due domande in canna sul territorio libero di Trieste, che sembrerebbe che qua abbiamo toccato un nervo scoperto. No, è importante, perché volevo chiedere una cosa. In tutti questi anni, a parte il cosiddetto concetto della subdelega, eccetera, ci sono dei soggetti che hanno compiuto degli atti amministrativi scritti, precisi, specifici, in nome del territorio libero di Trieste? È una domanda la tua? È una domanda, perché non lo so. Una domanda, credo, a Roberto Giurastante. Assolutamente sì. Roberto, a te la palla. No, microfono.
Ok, sono? Sono in linea? Sì, in questi ultimi anni sono stati fatti interventi amministrativi per rappresentare il territorio libero di Trieste e sono stati fatti poi precisamente nel momento in cui è stata costituita ufficialmente la rappresentanza del territorio libero di Trieste, quindi l'International Provisional Representative of Free Territory of Trieste, che sostituisce il governo italiano amministratore provvisorio inadempiente nella rappresentanza all'estero del diritti del territorio libero di Trieste. Gli atti che sono stati fatti, ad esempio promossi dall'IPR FTT, sono le cause di accertamento fiscali e fiscali in corso e quelle per l'accertamento del diritto del Porto Franco Internazionale di Trieste. Sono tre procedimenti in questo momento aperti davanti al Tribunale del Territorio Libero di Trieste, che è il Tribunale di Trieste, non è che noi dobbiamo andare fuori per trovare la sede e appunto del Tribunale di Trieste. Lo abbiamo a Trieste, il Tribunale del Territorio Libero di Trieste. Quindi gli atti ci sono e uno degli ultimi interventi riguarda poi precisamente anche le informative comunitarie. Non si sente più. Io vai sì, dai, vai bene adesso, vai. Ok. Sì. Allora, voi saprete ad esempio che in questo momento è in corso un'inchiesta della Commissione Europea per violazione nei confronti dell'Italia per violazione delle norme sulla libera concorrenza comunitarie e in particolare per i porti italiani. Cioè i porti italiani hanno avuto agevolazioni che vengono definite agevolazioni di Stato. In questo procedimento è stato inserito erroneamente anche il porto di Trieste, che invece è un porto franco internazionale di Trieste. In questo caso l'IPR FTT, cioè la rappresentanza del territorio libero di Trieste, che è riconosciuta per i suoi atti fatti, appunto le cause aperte, le cause fiscali, gli accertamenti fiscali in corso, è stata inserita nella procedura di inchiesta della Commissione Europea, appunto in corso, che terminerà molto probabilmente con il deferimento dell'Italia alla Corte di Giustizia Europea. E in questo caso cosa emerge? Emerge che appunto l'Italia ha comunicato erroneamente, diciamo così, alla Commissione Europea che il porto di Trieste è un porto sotto piena sovranità della Repubblica Italiana. Ecco, questo è un altro accertamento internazionale in questo caso in corso e quindi ci sono numerose azioni in questo momento aperte proprio per stabilire la certezza del diritto sul nostro Stato, del nostro Stato e questa certezza di diritto deve essere naturalmente posta e all'attenzione e ovviamente anche internazionale. Considerate che in questo momento ci sono grandissimi interessi economici internazionali per l'utilizzo del porto franco di Trieste e che ricordiamolo per la sua posizione strategica è l'unico porto in piena Europa centrale, area di riferimento è per intendersi quella dell'ex impero austro-ungarico e quindi è un'Europa molto vasta ed è l'unico porto franco internazionale che esiste al mondo. Sarà questo il motivo per cui Marcello incontra un sacco di difficoltà. Aspetta, Roberto, ancora. Io penso. Io c'ho due persone che dicono: allora, ma il TLT, il territorio libero di Trieste, non esiste. Rocco Marinelli. Quando è, se sarà mai riconosciuto, ne riparliamo. Raccontatela giusta, eccetera, eccetera. Quindi, raga. Però c'è un altro che risponde, si chiama Paul Pushkel, che deve essere, che dice no, è riconosciuto ufficialmente dal Trattato di Parigi 10 febbraio del 47, anche dall'Italia. Certo, anche dall'Italia. Però, come la stiamo raccontando, insomma, ovviamente Trieste è sempre un po' stata in between, come dicono gli anglo-americani.
Non sarà questo il motivo per cui Marcello Di Finizio ha dei problemi a averci rinnovato? No, io sì, questo è un aspetto interessante sicuramente da approfondire, quello del territorio libero di Trieste. Ma io credo che in realtà, e con questo vorrei rispondere anche all'avvocato che ha parlato prima, in realtà si fa molta fatica a comunicare con i media mainstream su questo argomento, perché l'argomento fondamentalmente è una grande torta che fa gola alle grosse lobby finanziarie che tengono un po' in mano tutto, tant'è vero che per poter avere visibilità e raccontare queste cose ho dovuto veramente andare sulla cupola di San Pietro. Lui giustamente dice sì, bisogna accendere i riflettori dei media e pungolare lo Stato. Sì, ma per pungolare lo Stato e accendere i riflettori io sono dovuto andarmi a impiccare sulla cupola di San Pietro. Ed è stato in quei momenti che ogni volta lo Stato è intervenuto con delle promesse importanti, giurando su Dio, sui uomini, davanti al Papa, davanti a tutta la stampa, e poi sistematicamente, come si spegnevano i riflettori, sparivano tutti quanti. Disperatamente non per riaccendere quei riflettori e per riportare tutti quanti ai loro impegni, alle loro promesse, mi rendevo conto che dovevo continuare a fare delle azioni importanti e pericolose per la mia vita, per la mia salute. Cioè, siamo a questi livelli qua. Ma perché? Perché siamo a questo? È importante capire che tutto questo succede perché la torta delle concessioni demaniali è un boccone troppo appetitoso per banche, mafie e multinazionali di tutta Europa. Allora, però aspetta, Marcello, poi ce lo raccontiamo per bene. Io sì, ho un problema sì. di equilibrio di platea, perché avvocato Ettore Nesi, mi scusi, io prima le ho fatto una domanda alla quale lei ha detto e non ho più sentito invece la sua, diciamo, illuminata interpretazione dei fatti. Che ci dice di tutto quello che ci siamo detti finora? Sì, allora, la questione della Bolkestein è una questione che è stata sicuramente mal posta, prima di tutto dallo Stato centrale, che nel 2009, quando fu aperta la procedura di infrazione dalla Commissione europea, si è letteralmente arreso senza far valere delle ragioni giuridiche di grandissimo rilievo che fondano la loro... Chi è il soggetto, scusi, chi è il soggetto? Si è letteralmente arreso, chi si è letteralmente arreso? Lo Stato, stavo dicendo, lo Stato italiano, la Repubblica italiana, nel momento in cui fu aperta la procedura di infrazione del 2009 dalla Commissione europea, scusate, la procedura di infrazione era del 2008, si è arrese letteralmente senza far valere le ragioni dei concessionari italiani, i quali fondavano la loro consistenza giuridica su delle norme del codice della navigazione che attribuivano ai concessionari un diritto di consistenza pari a un diritto di proprietà. E questo già prima della procedura di infrazione l'aveva detto la Cassazione civile e stava arrivando piano piano anche il giudice amministrativo. Perché ha una consistenza reale? Perché sostanzialmente tramite i rinnovi automatici il concessionario che aveva realizzato sull'area demaniale delle opere, ma anche un'attività imprenditoriale, aveva sostanzialmente acquisito un diritto di proprietà del tutto legittimo, distinto dal sedime che non può essere acquisito da privati perché appunto il demanio non è commerciabile. Però questo diritto di consistenza reale che riposa sul codice della navigazione era tutelato addirittura come un diritto trasferibile mortis causa ai propri eredi. Quindi non esistono in realtà tantissime concessioni che possono essere trasferite ai propri eredi nel momento in cui appunto il concessionario ci lascia. E allo stesso tempo è previsto al codice di navigazione la possibilità di costituire ipoteca sui beni che insistono sull'area demaniale. Quindi per dire... Avvocato, mi perdoni, io la interrompo. No, lei sta sostenendo giustamente tutti quelli che sono i motivi per cui Marcello c'ha ragione. Ma perché allora, se c'ha ragione, sta sulla gru? Beh, ripeto, c'è stata una tale foga nel 2009 di eliminare i diritti dei concessionari, tra cui anche Marcello,
che ci siamo dimenticati di questi diritti fondamentali che si trovano nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Tutela, quindi parlo del diritto di proprietà, il diritto di impresa. Sono stati ambientati letteralmente in nome di un'ideologia, quella della concorrenza, che però va bilanciata con diritti che appunto hanno una loro consistenza e che sono tutelati addirittura sopra da fonti che stanno sopra quelle della Unione Europea, e mi riferisco alla Corte Europea dei diritti dell'uomo e alla Convenzione della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo. Quindi ci siamo trovati di fronte a questo bivio. Lo Stato ha preso la strada sbagliata, si è arreso, ha eliminato il diritto di insistenza, ha eliminato la legge Baldini che citava anche Marcello, e ci siamo trovati a questo punto. Vabbè, d'accordo. Qua, allora, a lei dice che è la responsabilità dello Stato. Marcello, però, tu invece mi hai raccontato che prima di salire sulla gru, eri già salito, fra l'altro, sulla cupola di San Pietro, no? È vero. Tu quando sei salito sulla cupola di San Pietro? Marcello? Marcello? Hola? Oh my God! Marcello? Ci siamo persi, Marcello? Sono salito ben 5 volte. Mi sentite? Sì, mi sentite? Ma dove salivi? Proprio sul balconcino e poi ti arrampicavi alla sommità? Non ti sento più. Questo è grave. Marcello? Questo è un problema un po' importante. Vabbè. Glauco, posso fare io intanto una domanda all'avvocato, intanto che ripristinate il collegamento? Magari ripristiniamo, qua chi ripristina è chissà chi. Proviamoci, però c'è una curiosità. Prego, prego. Perché io ho letto di tutto sulla legge Bolkestein e c'è una grande confusione. Quando è stata emanata la legge Bolkestein, poi ogni Stato deve recepire la legge che arriva la direttiva che arriva dall'Unione Europea. Ok. Perché il governo giallo-verde, quindi parliamo del precedente governo, ha procrastinato l'entrata, la discussione, poi l'avvocato ce lo spiegherà meglio, tra 15 anni e non l'ha fatto immediatamente, cioè se ne è lavato le mani e ha detto io in questo momento non me ne voglio occupare, me ne occupo tra 15 anni. Nel frattempo le concessioni si prolungano automaticamente di 6 anni in 6 anni, è giusto o mi sono informata in modo approssimativo? È giusto quello che ho letto? Quale avvocato? All'avvocato che conosce bene la legge, alla direttiva Bolkestein, perché secondo me c'è la voglia di mandarla avanti questa direttiva Bolkestein, perché nessun governo vuole metterci le mani, perché le concessionarie e le grandi famiglie potenti o meno potenti, coloro che hanno le concessioni in questo momento da tanti anni o meglio, sono un vasto bacino di voti e quindi scontenterebbero i politici in questo momento, sono in quel momento erano al governo, avrebbero scontentato tante persone, secondo me. Sicuramente un pezzo della storia, ci mancherebbe tanti soldi che circolano in maniera più o meno propria. Comunque, Carmen Rita, a te la domanda, la risposta. Lo dicevo prima, allora, la direttiva Bolkestein non esclude le proroghe. Questo deve essere un principio fermo. Per questo è stato, diciamo, l'ambito nel quale poi lo Stato italiano si è voluto muovere nel concedere le varie proroghe. Da ultimo, con la legge di bilancio ultima, ha prorogato fino al 2033. Ecco, avvocato, però quella legge le proroghe a livello generale, cioè le proroga tutte. Dora. È vero? È questo che è vietato. È vietato, esclude le proroghe generalizzate ed indiscriminate.
Poi l'ambito di operatività della Bolkestein lo dobbiamo andare bene a leggere, perché la Bolkestein intanto impone di procedere ad una gara pubblica con un'adeguata pubblicità, intanto però le concessioni che costituiscono delle risorse naturali siano e abbiano il requisito della scarsità in un dato ambito territoriale. E qui viene in gioco anche un altro concetto, quello di risorse limitate, di risorse contingentate, di risorse che siano appunto rare. Anche sul concetto di rarità si è espressa anche la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel luglio 2016 e ha rimesso questa valutazione sul concetto di rarità al giudice nazionale. Poi ci si è chiesti: ma questa rarità deve essere valutata a livello nazionale, deve essere valutata a livello regionale? Si è detto a livello comunale, in considerazione della titolarità che i comuni hanno di assegnare le concessioni. Quindi solo le proroghe generalizzate, quale può essere appunto la proroga sino al 2033, effettivamente viola il diritto comunitario. Su questo sono, voglio dire, d'accordo. E il nostro, diciamo, la nostra normativa necessita urgentemente di una riforma. Certo. Bisogna sicuramente regolamentare la gestione del demanio marittimo, che tra proroghe, abrogazioni, sentenze nazionali e sentenze europee chiaramente sta creando un'incertezza anche nel futuro degli stessi imprenditori. E magari lo si può fare attraverso un sistema che, secondo il meccanismo del giusto contemperamento degli interessi, riesca a bilanciare un po' gli interessi di tutti, quindi gli interessi degli attuali concessionari, magari attraverso meccanismi di premialità, perché se chiaramente un concessionario ha fatto degli investimenti e magari non è riuscito ancora ad ammortizzarli, è giusto anche che lo Stato magari possa andare incontro attraverso, con la previsione di un indennizzo eventualmente, e così poi si va incontro agli interessi dell'aspirante concessionario e anche dell'interesse pubblico. Mettiamoci anche il controllo, avvocato, nel senso che se il concessionario non si comporta bene, se non rispetta determinati parametri, se lascia allo sbando lo stabilimento in quel caso, o la spiaggia non viene tenuta bene, allora io, Stato, ti tolgo la concessione, lo do a chi è più meritevole di te, ma giusto? Sono, sì, ma infatti questi casi sono regolamentati dalla legge italiana. Da quello che vediamo, perché certo, da quel che vediamo sì, ma appunto il meccanismo di premialità può anche servire per premiare il concessionario virtuoso, quindi certo. Sicuramente voglio dire, questo ci sta. Io vorrei cogliere però l'invito, se mi permettete, dell'avvocato Di Primio, che effettivamente diciamo ha fatto una notazione a Marcello, cioè lui vorrebbe che la vicenda di Marcello venisse effettivamente diciamo trattata su aspetti più concreti e su aspetti giuridici. La mia presenza qui diciamo è finalizzata a questo. Io volevo anche dire un'altra cosa: a Marcello sono stati inflitti due ulteriori colpi di grazia, perché a Marcello è stata concessa una proroga. Il problema è che è stata concessa una proroga di soli 2 anni, e qui vi è stata la contraddizione, perché da una parte il comune dice riqualifichiamo l'area come da infrastrutturare proprio per consentire una concessione per un periodo superiore a 6 anni, e poi concede a Marcello soltanto una proroga di 2 anni. 2 anni a Marcello sarebbero stati, diciamo, appena sufficienti per ricostruire l'area, ma sicuramente non avrebbe ammortizzato l'investimento né tratto un giusto guadagno, e quindi si sarebbe ritrovato a dover ricostruire l'opera e, diciamo, con una concessione scaduta. E sappiamo che al termine della concessione il concessionario cosa deve fare? Deve restituire l'opera così come l'ha realizzata, secondo il meccanismo della devoluzione e dell'incameramento al concessionario, allo Stato, perché l'opera diviene a quel punto di proprietà statale. In più gli è stato fatto un provvedimento di decadenza per 2 ragioni. L'uno, per mancato pagamento dei canoni, che abbiamo detto non essere dovuti, perché avrebbe avuto diritto alla riduzione del 50% e non alla quintuplicazione del canone che invece gli è stato fatto. Ma addirittura... ecco, i 2 anni glieli concedevano a 5.000 euro al mese. Certo.
E qui è il paradosso, perché il canone sarebbe dovuto essere ridotto, in più la proroga, proprio perché l'area era divenuta area da infrastrutturare e quindi doveva consentire una concessione per un periodo superiore ai 6 anni, non sarebbe stata sufficiente la proroga di 2 anni. Ma in più la decadenza gli viene fatta anche addirittura per non uso della concessione. Ora, anche qui l'errore è clamoroso, perché è vero che la legge ricollega ad una inattività, a un non utilizzo della concessione, la sanzione della decadenza, ma nella misura in cui l'inutilizzo sia ingiustificato o sia imputabile a cause riconducibili alla volontà del concessionario. Qui Marcello invece non è stato proprio posto nelle condizioni di proporre un piano economico-finanziario che gli potesse consentire di ricostruire, ammortizzare e trarre un giusto guadagno. Quindi diciamo, è stato questo il problema. Lui Allora. chiaramente è stato, diciamo, si è trovato in un momento di confusione, vi sono state delle preclusioni, delle Ecco, decadenze. sentiamo lui perché Marcello vive e lotta Allora, con noi, è tornato tra di noi. sì. Mi sentite? Ti Mi sei sentite? trovato in grande confusione, Marcello, perché Sì, usciamo dal ma qualcosa ho politicamente. colto. Ma quello che diceva l'avvocato La Gioia è importantissimo, perché oltretutto, cioè, con una proroga così piccola, ma mai e poi mai avrei trovato un finanziatore, un istituto bancario, ma anche un lungimirante imprenditore che volesse entrare in società con me, sarebbe stato disposto a investire tutti quei denari a fronte di una un proroga così piccola, no? Con un tempo di ammortamento così piccolo. Andava da sé che era un tentativo veramente di distruggere, tra virgolette, legalmente, cioè, con degli escamotage, così, un'impresa, un imprenditore. Questo mi pare abbastanza evidente, no? Perché gli strumenti, come vi spiegherà meglio l'avvocato La Gioia, gli strumenti giuridici per poter fare un'estensione della mia concessione proprio in virtù degli investimenti che sarei dovuto andare a fare, c'erano, e credo che l'avvocato ve lo possa spiegare meglio. E ce l'ha spiegato, però usciamo un attimo, non è che l'accantoniamo, usciamo dal legally correct, cioè da quelle che sono il quadro di riferimento, di norme, di relazioni tra i concessionari, insomma, usciamo per un attimo, perché io so, cioè, voglio capire delle cose che credo interessino al nostro pubblico, insomma, esistono anche i personaggi, esistono anche le reazioni individuali. Tu allora, hai cominciato, hai detto basta, io vado, salgo sulla cupola di San Pietro. Chi è Okay. venuto a tirarti giù la prima volta? Oppure nel corso di quelle 5 volte tu mi hai detto sono Ma venuti. ci sono stati ministri, cioè, c'è stato per esempio la prima volta c'è stato il ministro Moavero Milanesi per gli affari europei, con il quale c'è stato anche un incontro. Lui si era reso perfettamente conto, ma come tutti quanti e tutte le persone, cioè sul piano del buon senso e della ragionevolezza, tutti quanti mi hanno dato ragione, perché è ovvio, cioè voglio dire, insomma, se, a meno che non siamo veramente delle persone mentalmente sfortunate, voglio dire, ma tra persone e con un livello di cultura, di coscienza, e soprattutto di ragionevolezza. Cioè, no, non si può negare che questa cosa è inaccettabile. Va da sé che fai dei danni, va da sé che distruggi delle imprese. E questo è una cosa che si capisce, anche un bambino lo capisce. Per cui sulla base di questo anche l'ex ministro Moavero Milanesi si era reso immediatamente disponibile, tant'è vero che disse noi entro 2 settimane risolviamo questa cosa. No, lei ha perfettamente ragione. Bene, dopo 2 settimane lui è sparito, come è sparito il ministro Lupi, come è sparito il ministro Gnudi, cioè tutti quanti si sono riempiti la bocca di impegni, di promesse e di giuramenti davanti a Dio e uomini. Qualcuno ha giurato anche sulla testa, ti assicuro, qualcuno ha giurato anche sulla testa dei propri figli che avrebbe risolto il problema, invece è sparito. E allora, di fronte a una classe politica di questo livello, un cittadino co cosa fa? Cioè, come si difende? Cioè, è difficile.
difficile, perché poi, per quanto io possa avere anche degli avvocati bravi come l'avvocato Barsi e la Gioia, diventa un perno. Cioè, chissà se vedremo mai la fine di questo processo e se saremo ancora in vita, vedremo la fine di questo processo. Senti, scusami la notazione di cronaca, ci descrivi la tua giornata, chi ti porta da mangiare? Ma la mia giornata, io la passo per lo più all'altezza che vedete in questo momento. Mi portano da mangiare amici e parenti e tutti i giorni. E oh, questo posto è presidiato. Mi portano qui sotto, c'è un cancello che purtroppo io in questo momento non riesco a farvi vedere con questa fotocamera. Provo a spostarmi, ma faccio un tentativo, così magari vi faccio vedere un po'. Devo fare molta attenzione perché qua io sono adesso in una parte dove c'è una sorta di passerella, ma io devo muovere molta cautela. È buio. Ecco, questo per darvi un'idea del che cosa vedete adesso. E vabbè, vediamo le infrastrutture del porto dalla tua altezza. Però vabbè, allora c'è della gente. Qui sotto potete vedere, vedete c'è un cancello. E ci sono delle telecamere e poi da quest'altra parte c'è un presidio permanente H24 di guardie giurate, per cui dalla gru non si sale, non scende nessuno senza permessi e autorizzazioni. Nel caso io dovessi tentare di scendere, sicuramente poi non potrei mai più risalire su questa gru, per cui è ovvio che devo rimanere qui dove sono. Questo è un altro aspetto che io non conosco, e tu lo sai, lo sanno gli avvocati. Tu stai commettendo dei reati o no con questa permanenza? Questo è l'automobile. E l'automobile che presidia la gru Ursus. Reati in questo... Guarda, io poiché ero già salito sulla gru Ursus e c'è stata già una sentenza, io avevo già fatto una protesta 5 anni fa sulla gru Ursus, e non ho mai avuto ripercussioni di nessun tipo, tant'è vero che poi c'è stato un giudice che ha sentenziato che io avevo tutto il diritto di manifestare, per cui il reato non sussiste. Poi tu mi hai accennato che io non so se la città è spaccata, se è più solidale con te o meno. Per esempio, la città di Trieste, che tu sappia, è con te oppure danno interpretazioni? Beh, sicuramente tutta la parte sana, le persone normali, le persone di buon senso, di coscienza, sicuramente sono tutte dalla mia parte. Poi c'è questo entourage che gravita attorno appunto a questo sindaco così di estrema destra che poi ha questo linguaggio greve, violento, che incita all'odio. Come ti avevo detto, addirittura sono arrivati fino al punto di sdoganare per la prima volta il suicidio in diretta. Mi hanno invitato via TV locale, questa emittente locale che si chiama Tele4, attraverso questa emittente che è della linea politica del sindaco, mi hanno invitato in diretta TV, credo che sia stata la prima TV al mondo a invitare una persona a togliersi la vita. Degli aspetti molto molto brutti, molto tristi, molto brutti, molto brutti, molto tristi. Guarda, registrare poi questa cosa qua in una città poi come Trieste, che è la città che ha visto un campo di sterminio così atroce, vedere usare certi linguaggi di estrema destra, d'accordo. L'ultimo episodio al quale mi accennavi è del Natale 2018. Ecco, questo è la città. È venuto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Zoccano
Allora, prima del Natale 2018 c'è stato un incontro in prefettura tra il sottoscritto, l'ex prefetto Anna Paola Porzio e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Zoccano. E in quella circostanza il sottosegretario chiede al prefetto dei chiarimenti, cioè a lui veramente sembrava già surreale, perché qui siamo qui c'è il surreale nel surreale, ma questa cosa era già andata oltre prima ancora che io andassi sulla Gru Ursus, perché ormai era veramente diventata una storia allucinante, tant'è vero che questo sottosegretario chiede al prefetto cioè, di capire come è possibile che questo sindaco non si sia mosso, che non abbia fatto niente, che cioè, lui aveva letto i documenti, le carte, e gli pareva veramente una cosa pazzesca che abbia trascinato questa cosa a questi livelli, e gli viene risposto dal prefetto che in realtà il sindaco mi aveva fatto delle proposte di location alternative per riparare appunto al danno fatto, ma che io mi ero rifiutato perché mi ero, come dire, incaponito sulla voce della luna, facendo una sorta di bambino capriccioso che voleva il giocattolo, no? E a questo punto io salto dalla sedia e dico: io non conosco, cioè il sindaco di piazza non è che sia un mio amico, io di questa cosa non ne so assolutamente nulla. E a questo punto vado a bussare la porta del sindaco, perché voglio chiarire e capire fino in fondo, cioè, da dove arriva questa proposta, no? Così, perché sembrava veramente inverosimile, insomma, che il sindaco mi avesse fatto una proposta a mia insaputa di una location e che avesse detto una cosa del genere al prefetto. E insomma, vado a chiedere al sindaco di questa cosa, e lui in prima battuta nega, dice che non è vero, dice che il prefetto si era sicuramente aveva capito male, insomma, che un prefetto capisse male una cosa così di questa importanza mi sembra abbastanza strano. Comunque, insomma, lui dice che comunque in qualche modo vuole darmi una mano, insomma, questo un po' tardiva, magari, cioè, no, dopo 9 anni, ma che lui, insomma, che lui poverino di Bolkestein non ne sa niente di queste cose, insomma, stiamo parlando di un sindaco di una città di mare, insomma, non sapere niente della Bolkestein mi pare abbastanza grave. L'ho chiesto prima e non mi ha risposto. Da quanti anni è in carica? È stato rieletto? Lui è il suo terzo mandato, ma non continuativo, per cui si sono palleggiati un po' tra un sindaco del PD e lui, hanno fatto un po' per ciascuno. E questa è la realtà di questa città. Comunque lui a un certo punto mi dice che, insomma, che si sarebbe informato, avrebbe cercato di leggere queste carte di questo procedimento giudiziario che avevo aperto nei suoi confronti, e poi che ci saremmo rincontrati, e così è stato. Ci siamo rincontrati, e lui in quel frangente mi dice: ma sai, in effetti io ho letto queste carte, magari le ha lette qualcuno per lui, e gli ha spiegato che effettivamente ho ragione sulle mie rimostranze, e che lui a questo punto lui dice che in effetti perché però effettivamente è vero che la via giudiziaria è lunga, è impervia, e che lui comunque è disposto a darmi una mano proponendomi effettivamente delle location alternative, e a questo punto lui mi porta a fare un giro per la città di Trieste proponendomi delle location, dove si identifica una location all'interno del porto franco qua internazionale di Trieste, e attraverso un funzionario del governo, il dottor Battistoni, mi chiede, perché questo dottor Battistoni era stato inviato dal governo attraverso il sottosegretario Zoccano, per fare un po' da ponte, da trade union, era questa sorta di super tecnico, super partes, che cercava di mettere insieme i pezzi e trovare una via pacifica per, insomma, riparare a questo danno. Premetto che in tutto questo, in
importante capirlo, che erano informati tutti, cioè si era arrivati a questo incontro in prefettura, si era arrivati grazie proprio alla questura di Trieste, che era sempre stata informata dal sottoscritto di tutto quello che stava succedendo. Quindi erano informati tutti, tutti sapevano, lo sapeva il prefetto, lo sapeva il questore, lo sapeva il governo centrale, quello che stava accadendo con questo sindaco nella città di Trieste. E tutti questi attori premevano in modo che questa cosa potesse andare a buon fine, ma purtroppo questo sindaco a un certo punto chiede a questo tecnico del governo, il dottor Battistoni, di farmi fare un progetto su quest'area, cosa che io faccio e lo presento a questo architetto che lo visiona e in effetti lo reputa anche un gran buon progetto per quell'area. E a un certo punto è qui che si blocca tutto e il nostro caro sindaco Roberto Di Piazza sparisce. Io chiedo ragioni sia al governo, al sottosegretario Zoccano, alla questura, al prefetto, perché questo sindaco a un certo punto non si siede per portare a termine quello che per cui tutti quanti eravamo d'accordo e tutti questi autorevoli attori istituzionali stavano premendo affinché si giungesse a una fine. Ma il sindaco si rende latitante, non si fa vedere, non si fa sentire, e nonostante una lettera che parte proprio dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, una lettera ufficiale dove si invita il sindaco a sedersi a un tavolo e portare a termine questo benedetto progetto e chiudere questa storia, ma il sindaco continua a rendersi latitante e non si capisce il motivo. E a questo punto io incomincio veramente a nervosirmi, a dir poco, a sollecitare di nuovo questura, prefettura, governo e di riportare all'ordine, ai suoi doveri e ai suoi impegni questo sindaco, ma niente da fare. Il sindaco sparisce. Poi si scoprirà che la location su cui mi ha fatto fare un progetto non era neppure delle disponibilità del comune, cioè non era una proprietà del comune, era una proprietà dell'autorità demaniale. Cioè, quindi oltre il danno anche la beffa, cioè questo si è divertito a farmi fare un progetto su qualcosa che non era neanche del comune. Cioè, quando uno pensa a una cosa del genere dice ma non è possibile, ma un uomo così, un sindaco così, una persona cosa ha nella testa? Ma non si rende conto che sta giocando con la vita di una persona? Allora scusa se ti interrompo, no, perché però io, noi qua non possiamo parlare troppo a lungo, abbiamo parlato. Detto c'è questo sindaco, grazie al cielo tu sei stato bravissimo, non abbiamo mai nominato il cognome e non lo nominiamo, perché tanto chi lo conosce lo deve conoscere. A me mi arrivano dei foglietti di diversi, evidentemente triestini, che dicono ah ma lui offende le istituzioni, offende i triestini, non ha seguito, è un diffamatore. Ma tu in passato ti sei... A me non mi sembra che... Mi esprimo sempre in questi termini, per cui... Insomma, non mi sembra, parte il fatto che gli dai del fascista, che qualcuno si irrita se tu dai del fascista... Non gli ho mai dato del fascista, però guarda caso non ho mai usato questa parola. Ho detto casomai di estrema destra, che saluta col saluto romano, ma questo è indiscutibile, ci sono le foto, ci sono i video... Non dico nulla che non sia vero. Non è neanche eletto attraverso un partito di estrema destra, ma è eletto da Forza Italia. Mai detto. Sì, però insomma, vuol dire, uno che saluta la gente col saluto romano, per me è di estrema destra, poi dopo non lo so. Vabbè, ma questi sono aspetti personali che in effetti non funzionano molto bene. Comunque va bene, d'accordo. Allora, noi signori siamo quasi al termine, ci mancano tra i 7 e i 5 minuti. Io non so, io ho un'idea a che cosa dedicare questi 7 minuti. Vorrei fare un giro tra Giurastante, La Gioia, Nesi, Di Premio e quelli che sanno della situazione, capire come volete tu
e i tuoi difensori evolvere in quale direzione, quali mosse. Non potrai restare dentro lassù, no. Cioè, Carmen Rita, che cosa si farà? Il prossimo passo qual è? Un'azione giudiziaria già pende dinanzi al Tribunale di Trieste, curata dal collega avvocato Rodolfo Bazzi, con cui insomma mi onoro di collaborare e che saluto, non è potuto essere con noi, come sapete, per motivi personali e familiari. Questa azione tende ad ottenere la declaratoria di legittimità della rideterminazione del canone, nonché la disapplicazione del provvedimento di decadenza, in modo tale che la vicenda Marcello possa essere rivista alla luce di una di un canone diciamo dimezzato così come previsto dalla normativa e diciamo gli possa essere concessa una proroga che non violerebbe assolutamente la direttiva Bolkestein per un periodo congruo. Oppure in estremo subordine un congruo risarcimento del. Senti, ma c'è un'udienza fissata, di chi è la competenza? La competenza a decidere di chi è? C'è un'udienza? Sì, c'è un'udienza. La scorsa udienza si è tenuta il 5 di dicembre, ne seguiranno delle altre. È fissata, no? Sì, guardi, al momento mi sfugge a quando... Vabbè, comunque a breve... Anzi, al Tribunale di Trieste, quindi... Non è il prossimo anno, è... ordinaria. Tribunale... auspichiamo comunque che la pubblica amministrazione si metta un po' anche la mano sulla coscienza e possa, insomma, cercare anche di rimediare... diciamo agli errori, alle irregolarità che ripeto. Vabbè, tribunale ordinario, tribunale ordinario. Ettore, tu che ne dici di questa procedura? Come può andare secondo te? Ah, il caso di Marcello. Come scusi? Dimmi, si vince secondo te, Ettore? Allora, ho poca fiducia nell'ordinamento interno, però il caso di Marcello è estremamente emblematico, è un caso da portare sicuramente all'attenzione della Corte Europea dei diritti dell'uomo, perché sono stati lesi i diritti fondamentali e lui, insomma, l'essere qui sopra la gru lo dimostra. Vabbè, ma quanti mesi ci vuole starli? Mario, se vince oppure non si vince? Beh, se non sono scaduti i termini di prescrizione, senz'altro. Cioè non ci sono dei termini di decadenza, io adesso non so esattamente, e poi giustamente non mi occupo direttamente di questa cosa, però vedo che la collega è molto convinta, quindi senz'altro i termini non sono ancora scaduti. L'altra alternativa potrebbe essere un'istanza in autotutela, che sono però sono degli strumenti un po' spuntati perché la nostra pubblica amministrazione è poco sensibile a queste cose. È lì che bisognerebbe... come dire, organizzare una forma di protesta senza ovviamente forzare la mano a nessuno, ma il problema qual è? È che l'ho già visto anche negli anni 90, se una persona protesta da sola non riesce quasi mai a ottenere quello che sta cercando, deve essere supportata da gruppi di persone, altrimenti... D'accordo. Purtroppo è così. È ovvio, questo è ovvio. Penitenti, permettetemi, è stato sollecitato. Ah, scusa collega, ma immaginavo, perché in effetti secondo me è più facile risolverle così. Come normale. Roberto giù. Benissimo. No, mi fa piacere, perché poi non so nemmeno che cosa sta succedendo. Noi abbiamo letto un po' di vicende, poi sai, giustamente ci mancherebbe altro. Roberto Giurastante, grazie Mario. Io direi innanzitutto non riconoscere la validità della direttiva Bolkestein, quale legge dell'Unione Europea non applicabile a Trieste, e questa sarebbe la cosa basilare, perché è il vulnus di qualsiasi procedimento nei confronti di Marcello per tutta la sua vicenda. Vorrei ricordare che ad esempio le cause di accertamento che noi abbiamo promosso vedranno ad esempio dopodomani un'udienza importante per chiedere l'esenzione dell'IVA a Trieste, nel territorio libero di Trieste, e a queste cause hanno aderito complessivamente, parlando anche della forza, delle azioni, della partecipazione, più di 900 tra cittadini e imprese, e non solo triestini, ma anche dall'estero.
Vabbè, posso immaginare, certo, abolizione dell'IVA, la dice chiunque. No, no, ma si parla di tasse, si parla di tasse, ma si parla anche delle altre normative che devono essere rispettate. Cioè, vabbè, ma questo può prevedere un'inclusione di Marcello De Finizio dentro la vostra, diciamo, ma, azione? Secondo me lui dovrebbe comunque portare avanti un'azione anche a livello personale, impugnando, appunto, disconoscendo la validità della direttiva e della normativa comunitaria che lui contesta. Lo può fare perché è triestino, lo può fare perché si trova in un altro stato. Ah, questo può essere molto interessante, poi vi parlate al telefono e lo convincete. Emanuela, come si fa invece a creare delle gruppi di opinione? Mi sono accostato recentemente, ci sono chi ha scritto, poi ce lo dirà Marcello Di Finizio, ma Emanuela, chi è che scrive? Che perché non fate una diretta giornaliera? Voi ci avete una radio, è semplice. Quasi, io non la faccio giornaliera, ma me ne occupo da tanto tempo. E io penso a Marcello perché ormai mi sta nel cuore. Finché non risolve la questione, io continuerò a parlare di lui, perché è vero che hanno parlato di lui un po' tutti i media nazionali, dalla RAI alle grandi testate, ma poi l'hanno fatto una volta, anche le agenzie giornalistiche l'hanno fatto una volta sola, e non c'è nessuna testata che lo abbia seguito in tutti questi mesi. Io sono l'unica, ma non per vanto, perché veramente lui secondo me ha subito un'ingiustizia. Io sono contro le ingiustizie, quindi io finché potrò, non ho i mezzi giuridici per farlo come gli avvocati, però ho un mezzo importante, che è un mezzo di informazione, ho la radio, ho la televisione, noi abbiamo un canale, il 264 di Digitale Terrestre, che è la novità dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. Per quanto piccolo possa essere il mezzo, poi piccolo non è, perché lo sai bene, tu sei un passato in Rai, sai quanto siano importanti i mezzi di comunicazione, io farò rumore con lui per quello che ho a disposizione, grazie a quello che ho a disposizione io. Marcello, perché a lui... te la conclusione. Ma intanto io vorrei abbracciare Emanuela Valente, perché devo dire effettivamente è vero che lei è stata una, forse l'unica giornalista che ha seguito sempre questa vicenda, ha dato sempre voce e spazio al sottoscritto, l'ha fatto in maniera veramente onesta. Oggi per la prima volta abbiamo sviscerato la cosa a 360 gradi, guardandola da più punti di vista, soprattutto con l'avvocato La Gioia che ha spiegato molto bene l'aspetto giuridico della questione, anche l'avvocato Nesi, e poi c'era un altro aspetto interessante, che quello del TLT. Quindi è stato in questo oggi è veramente stata sviscerata la questione a 360 gradi. Io che cosa auspico? Ma guarda, in questo momento io spero che il ministro Patuanelli sia in ascolto, che guardi la televisione, ma se no la guarderà in qualche modo, perché comunque è per il momento è l'unica persona attenzionata su questa cosa e che sta cercando di trovare una soluzione governativa a questa vicenda. Io mi spero che si muova al più presto, perché cioè, sono passati 9 mesi e non vorrei passarne altre 9 quassù. Per cui io confido in un suo intervento immediato e risolutivo e porti un po' di giustizia qui in questa città, perché insomma, veramente qua siamo andati veramente oltre. Poi dare poi è il colmo sentire dare del diffamatore a una persona che manifesta pacificamente, come il ladro che dice al derubato ladro, tanto per sviare le carte l'attenzione da un'altra parte. Ma si fa sempre così, questo è proprio meschino e miserabile, no? Cioè, vuol dire, c'è una persona da 9 mesi che manifesta pacificamente e io vengo sistematicamente ogni giorno insultato, invitato a togliermi la vita, a minacciato tutti i giorni. Cioè, sembra che io qui stia scuotendo l'ira di Dio, no? Perché sto pestando effettivamente i piedi su un sacco di roba. Ma io adesso, guarda, credo che il tuo caso sia un caso abbastanza unico nel mondo.
è che questo tipo di reazione da parte tua ovviamente possa impressionare molte coscienze dal punto di vista positivo, però anche dal punto di vista certo. Quindi non possiamo, io non mi meraviglio che ci siano tanti contrasti anche nel consenso, e che però mi auguro, insomma, sono belle parole. Io ringrazio tutti comunque quanti. Ringrazio te, Glauco, veramente, perché questa puntata veramente ha aperto un vaso di Pandora pazzesco, perché l'abbiamo veramente aperto su più piani, dalla Bolkes, dal punto di vista proprio giuridico nazionale, e dal punto di vista proprio locale del TLT. E questo è stato veramente interessante, e darà veramente questa sera sappio che anche tu hai pestato i piedi a parecchia gente. Va bene, allora, grazie a tutti, grazie a Roberto Giurastanti, all'Avvocato La Gioia, a Emanuela Valente, a Mario Di Primo. Grazie a te, grazie a voi. Grazie a te, grazie a voi. Buona serata. Adesso non grazie. Mai, potremmo anche tornare sull'argomento. Ciao, buona serata a tutti, buon riposo. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao Marcello. Ciao Marcello. Regina, ciao. Ci sarà tutto. Ciao. Ciao.